ritorno in game, non ritorno in game, ma la freccia scompare se sono fuori, ok. Ok, ciao Fede, ciao Nicola, ciao Shand e ciao Liam. Ritorniamo dopo un mese, più di un mese, con Yakuza Zero. Avevo dimenticato anche cosa significasse, allora, cosa significasse giocare a Yakuza, no, perché comunque nel frattempo ho finito il DLC di Lost Judgment, ieri ho fatto tutte le subquest di Like a Dragon Ishin, mi rimangono solo il boss segreto, e poi di Like a Dragon Ishin ho fatto tutto, tra virgolette, non ho fatto poi tutti i minigiochi, ma quello mi scoccia farlo. Però ieri ho fatto le subquest, che già è qualcosa, in ogni Yakuza che ho giocato ho fatto almeno tutte le subquest. E riprendiamo con Yakuza Zero. Purtroppo devo già anticipare che settimana prossima Yakuza Zero salterà. Perché non. Yakuza Zero di solito è il primo a saltare. Un attimo, devo chiudere questo programma qua. Mi dava fastidio. Yakuza Zero di solito è il primo a saltare quando c'è un pro. Quando c'è un giorno dei tre che deve saltare, tra lunedì, mercoledì e venerdì. Settimana prossima forse farò una sola live. Ma questo lo vedremo meglio settimana prossima. So far, non posso dire altro. Continua, il sabotaggio me lo trova 8 marzo. 8 marzo? Oggi è il 26 aprile. 8 marzo, sono passati quasi 2 mesi. E devo mettermi un po' meglio perché mi taglia la faccia. Ok, se così va meglio, va peggio. Sarà Ferguson. Adesso sto un po' così. Capitolo 3, una gabbia. Siamo al capitolo 3 ancora. Ditemi al solito com'è il mio audio, com'è l'audio che sentite, com'è l'audio del gioco, ditemi tutto. La patch non è completa, e quindi se ci sono parti in inglese le tradurrò in tempo reale. Oggi cerchiamo di fare un bel po' di trama. Oggi cerchiamo di fare un bel po' di trama. Si può abbassare la difficoltà in tempo reale? Volendo sì. Non penso che lo faremo, però lo teniamo in considerazione. Le Marche. Fa strano passare da Isshin a qualunque altro titolo della serie. Comunque da Yakuza in Unreal Engine. Tra l'altro, cioè, va bene l'hype dei giochi che abbiamo e tutto quello che ne sembra. Ok, già lo aumento, perché comunque lo so che il gioco è basso. Yakuza Zero è basso come gioco di audio. Istakun? Ma io sto aspettando anche la data di Yakuza 7.5, che esce quest'anno. Penso che anche loro non vogliono pestare i piedi a Zelda, Final Fantasy. Però per me dopo Final Fantasy viene quello. Ok. La zona podonale. Ok. Oh, Mattia, E qua siamo Majima. in inglese. Ehi, aspetta, Majima. Ti conosco? Sì, sto con Odyssey. Ti suona qualche campanella? Ti ricorda qualcosa? Odyssey. Odyssey? Aspetta. Se di Nozomi Nozomi, Yamagata e io abbiamo già trovato un accordo. Si parla di noi. Solamente perché il manager va bene non significa che noi siamo d'accordo. Hai le palle come dei sassi per rubare la nostra ragazza numero uno. Occio non è proprio rubare, però ok. Ho sentito della tua policy Customer is King. Hanno detto anche che tu ti inginocchi e supplichi le persone. Che signore della notte, sembra patetico. Hai così tanto bisogno di soldi? Beh, leccare i nostri stivali non ti farà passare fuori da questo. Puoi comunque provarci, puoi farli risplendere se vuoi. Ah, voi avete ragione. Il mio cliente è il mio re. Io mi inginocchio, vabbè, a chiunque vuole bere al mio locale. Boh, non è in ginocchio. Ma se voi non siete un mio cliente, è diverso. E voi siete solamente dei teppisti che volete essere serviti. Ma vi ritroverete un bel servizio. Sarò più che felice di accomodarvi.
Bow è inchinarsi. Guarda, parla come se avesse il potere. Stiamo uscendo delle cose divertenti dalla sua bocca. Sicaristo Tembori. Mamma mia. Majima's Power. Tra l'altro, il gioco va a 60. Non ha dato un problema. Il gioco va a 60. Ho la telecamera e ho tutto. Io non ci credo che quell'opzione aveva distrutto il PC. Magari ora crasha tutto. Comunque, la Dragon 8 a inizio 2024? Spero di no, perché c'è Rebirth. No, e spero di non trovarmeli uniti. Questo tizio è un mostro, cosa sei tu? Volevi vendetta? Se vuoi vendetta, vieni a bere al mio club. Finché sarai il mio cliente, mi inginocchierò quante volte vuoi. Fai del tuo peggio. Assicurati di essere pronto a pagare il tuo conto una volta che sei il mio cliente. Il cliente è il re. Hai capito? Che poi in realtà il cliente è Dio, in giapponese. Okuyakusama is kamisama. Non è is, però, mi viene il termine, non mi viene il verbo attualmente. Ok, una porta. Con le texture definite. Sembra questo oggetto della stanza, cioè siamo oltre il concetto di monolocale qua. Però anch'io vorrei arrivare a casa e buttare a terra. Lo facevo una volta. Tra l'altro sono passati quasi 2 mesi, però c'era tutta la storia di Majima. Questa scena è famosissima, tra l'altro. C'era in quasi tutti i trailer. Che era Sotenbori per un motivo, per essere riammesso nella famiglia. E nel frattempo c'è qualcuno che lo osserva. Più di qualcuno. È sempre sott'occhio. Questo fa molto quella serie TV in cui ti osservano la casa continuamente. Il vecchio magari sta facendo i fatti suoi. Il suo Kyodai è Saejima, che nell'85, abbiamo visto in Yakuza 4, è stato arrestato. Poi, con gli eventi di Yakuza 4, uscirà di prigione. Quindi 3 anni prima gli eventi di questo gioco, Saejima è stato arrestato. Ciao, Mercury! Vi ho finito il capitolo 3. Avevo dimenticato cosa significasse finire un capitolo. Ok, prima di... Perché con questo climax? Prima di proseguire, Dragon Quest 3 Remake non so se uscirà quest'anno. Se esce, potrebbe diventare il gioco più importante non solo dell'anno, ma della generazione. Dipende da tante cose. In primis, se esce. L'avevano detto che usciva worldwide, quindi uscirà worldwide. Però ancora devo dire piattaforme, devo dire troppe cose. E bisogna vedere se lo tratteranno come episodio minore o se ci sarà una vera e propria campagna marketing dietro. È comunque un remake. Quindi al più avrà una prova dietro. Però è il remake di uno dei giochi più importanti di sempre. Capitolo 4. Dimostrazione di determinazione. Quando è di? Dream Drop Determination. 3 anni fa, appunto il 1985. E lui è Saejima. Che abbiamo visto in Yakuza 4 e in Yakuza 5. Questi sono
proprio pezzi di Yakuza Zero. Sì, va bene, di Yakuza 4. Sono pezzi ripresi di Yakuza 4 e rimessi qui. Ma anche sotto in italiano. Ce la possiamo godere. Grazie per il rinnovo, Blight Mercury. C'è una cosa simile al mangiatere in Yakuza Zero. Per fortuna meno noioso. この上野義春の襲撃真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義春を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。 Così insensata sta cosa, ma anche così bella. ま、マジマさん。あんた俺に兄弟裏切りっちゅうか。このまま見殺しにせっちゅうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。 俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃあなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないのも、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい。 Normalmente li avremmo sconfitti tutti in una battaglia normale. Fa sempre male sta cosa. Ciao Prawen! E qui abbiamo il post. Dopo, cosa è successo dopo Yakuza 4? E siamo ritornati alle scene statiche. Shimano è uno dei personaggi più importanti del primo Yakuza, capo di Majima, è uno dei boss più importanti del Tojo Clan. Non si vedeva appunto dal primo Yakuza perché in Yakuza 1 muore. Quasi dimostra essere stronzo in oltre ogni estremo, anche ben più di quanto si vede nell'uno e nel due. Nel due c'è nei flashback. Comunque Majima era un suo uomo, all'epoca non era sto conosciuto. In Yakuza 1 Majima è uno dei più conosciuti. Cioè all'epoca di Yakuza 1, nel 95, all'inizio di Yakuza 1. Nei 7 anni dopo Yakuza 0. Ok. Un'altra notte da merda. Devo andare al lavoro.
non c'è molto altro che possa fare. Comunque, il gioco sta riempendo quei 3 anni di vuoto tra i flashback di Yakuza 4 e Yakuza 0, almeno con Majima, visto che per adesso Kiryu ha una sua storia parallela con Tachibana e così via. Ma cacchio, si esce da sta casa di me. Ho visto, secondo me, iniziare ora anche Persona 5 dopo Yakuza 3, Persona 5 è abbastanza interessante, ma di continuo di dialoghi di ognuno. Il platform è una cosa senza trama. Dovrei... Allora, per adesso abbiamo dopo Village, comunque. Dopo Chrono Cross. Il 16 comunque non lo porto in live, scusa la demo, io non porto niente. Poi, ovviamente nella mia esperienza sarà comunque giocato in quel momento. Probabilmente dopo che finisco con Final Fantasy 16 sarà un po' da rivedere il piano live. Questo è quello del telefono? Questo sono io da giovane? Infatti Shima non è l'uno, muore al contrario. Testa in giù. Buongiorno, sir. E ancora, grazie per aver fatto questo accordo con l'Odyssey ieri. Ho fatto solo il mio lavoro. Adesso sta a voi ragazzi tenere questo posto al meglio. Still. È stata una sorpresa. È stata una sorpresa di Wake Up 2. È stata una bella sorpresa con cui svegliarsi. Perché non avete detto che le altre due ragazze sarebbero venute insieme a Nozomi? Le due chi? Sì, nessuno è a livello di Nozomi, ma sono entrambe veterane e porteranno fantastiche cose al club. Con qualunque con la giusta fortuna porteranno i vecchi clienti dritti da noi, i loro vecchi clienti dritti da noi. Abbiamo perso alcune ragazze nello scambio. We know the name, we came out on top here. Ma non possiamo negare che stiamo puntando al top. La negoziazione della scorsa notte deve aver portato qualcosa. Beh, ho fatto un po' di ricerche prima. Long as you get a little data on the rebel, you can pretty much wing the rest. Finché ti viene un po' di roba da non dire sotto, cioè se non dirla ad alta voce, puoi fare praticamente tutto. Questo è vero per te. Non c'è da meravigliarsi che ti chiamano il signore della notte. Sembra che la mia piccola parlata con Yamagata went better, è andata meglio di quanto pensassi. Probabilmente dovrei andare da lui e prendere get a few more girls out of him, cioè rubarle un più di ragazze. Penso che potrei fare un più di ricerche o dare al club uno sguardo migliore per prendere più, per avere più assi nella mia manica con cui giocare. Non ha senso preoccuparsene adesso, comunque. Ora, se adesso va bene, mi piacerebbe lavorare con la nuova tabella dei turni. Sicuro. Una chiamata per te, sir. Quando ho chiesto chi era, ha detto il proprietario? Ok, ci penso io. Ehi. Pensi che puoi lasciare il lavoro per un secondo? Niente di grande. Volevo prendere qualche drink con te. Cioè, solo noi due. Che cosa vuoi? Scusa, ma ho delle cose da fare, piuttosto che bere delle birre con te. Ah, non preoccuparti. Questa roba è buona. Beh, buona più bella di quanto pensi. Dai, il posto non brucerà se lo lasci ai tuoi minions per una notte. Ci incontriamo al parco Ashidapa. Non farmi aspettare, ok? Il proprietario ha bisogno di me. Lascerò Long LB. Beh, lo stavo leggendo. Vabbè, ci pensate voi, eh? Capito. Parca Shitaba. Classy spot fra classy guy. Di sicuro mi sto per mettere nella merda. Meglio che mi muovo. Un attimo perché è arrivato un messaggio importante. Di cui aspetto una risposta importante. Va bene, vediamo. Vabbè, fino ad ora si fa portare a prescindere. Per adesso non lo porterei a prescindere. Cioè, almeno se non un mese dopo l'uscita.
Al più si potrebbe mettere appunto da sottofondo, ma neanche. È da vedere. Come si esce da qua? Perché non mi fai correre come fanno le persone normali? E all'epoca il 5 doveva essere dopo il 3, è per iniziarlo prima, perché volevo iniziarlo prima il 5, perché doveva venire dopo il 3, cioè 3, 3 dancing, 5. In realtà era 5 e poi 3, ma avevo così voglia di giocare il 3 che l'ho anticipato dopo non mi ricordo che cosa. Perché a sto punto potrei anticipare The World Ends with You. Metterlo nello slot di Village mio, devo dire, per l'esattezza. Lo fisci implementare un potenziale anche sul pezzo. Però sarebbe contro il modo che ho di vedere al pieno il videogioco. Sono stancato. Comunque, per il 16 vediamo. Di certo non vedrà questa casa finché non faccio tutto. E per tutto intendo tutto il gioco, tutto. Cioè non mi devo sentire più vuoto nel fare cose in più. E devo fare il mio video. Sì, sto scherzando. E che ansia quando mi teaserano e poi non continuano. Ok. E in effetti sarebbe sempre RPG, però nel caso di The World Ends with You lo conosco. O c'è Bob? Cioè, finché so se sono in blind mi buttano pesante, ma se sono giochi che conosco no. Tra l'altro pensavo l'altro giorno che io in effetti c'è la mia schedule per adesso. È basata su due serie e basta. Cioè è basata su i persona, tutti i persona esistenti. E su tutti gli Yakuza. In realtà avevo tante sottoidee, escludendo quando inizieremo la super mega grande Final Fantasy, ma quella, se tutto va bene, la vediamo. Questo qua penso sia problema della mod comunque. La vedremo nel 2025. Questa è la ragazza che non mi permette di buttare vestiti a terra quando arrivo. È una storia lunga. Poi ti guardi l'inizio della live. Ok, questo mi serve per vedere dove era su questo. Prendo questi perché qua non li vedo. Non so se prima sia la mod o se quelli devo sbloccarli. Però sono più veloce, ho il Watcher Card e posso tirare i soldi. Bob. Sicuramente già gli ho parlato. Sì, infatti li ho presi i pacchetti. Cioè, li posso prendere. Ho parlato con Kiryu. E Abby McCray no. Porterò solo il 5, 3, 4 giorni prima che inizi. Che escono la demo. Dando per. Questa è una subquest, quindi non la traduco nel dettaglio. Dando per assicurato che esca l'11 o il 12. 5 giugno, to. Ma in quel caso non è mio interesse portare il live perché sono scarso con gli action stylish. Sì, potere alla gente. Quindi nel mio caso, cioè, porterei un gioco che non so giocare, che ho già finito tra l'altro. La storia di Devil May Cry non sono la persona giusta per condividerla. Kingdom Hearts 3 dovrebbe arrivare
Dove c'è nella schedule è dopo Persona 3 e dopo Persona 3 Dancing. In realtà speravo che uscisse una versione next gen, ma ormai ci credo poco. Punto è che quelle, le live di Kingdom Hearts, so che di per sé sono impegnative, anche Kingdom Hearts 3 è impegnativo, ma non come difficoltà. Il parlare di Kingdom Hearts 3 è impegnativo. Può essere. No, può essere no, non credo, spero di no. Ciao Franix. È una mod di un altro Yakuza. Ok, abbiamo salvato sto tizio e volevo offrirci da bere. Non mi fate teasing. Se poi non... non continuate il discorso, che ansia. Ok. E tra l'altro va di nuovo a 60 senza problemi, nonostante ho l'assenza di sfondo. Era quell'opzione, un'opzione. Quanto ho potuto distruggermi tante live. Tra l'altro c'è anche il fatto che... ma io non ti posso dare per adesso consigli sulla sulle policy di tassazione. Per adesso no. Tanto lui rimane qui. Tra l'altro Kingdom Hearts 3 sarebbe il primo che porterei totalmente su Twitch, visto che gli altri sono stati ibridi. Perché cos'è stato, per chi non mi segue da tanto... com'è stato Kingdom Hearts nella mia vita da content creator? Mamma mia, la subquest del... questa dobbiamo farla. Sua figlia è andata in una setta religiosa di questi qua. Questa la dobbiamo fare, è una delle subquest più famose di Yakuza Zero. Dicevo, per chi non mi seguiva all'epoca, quando mi sono trasferito avevo solo PS4. Non avevo il PC, avevo solo PS4. E quindi ho portato tutto Kingdom Hearts, tutta la serie di Kingdom Hearts su YouTube, perché all'epoca non avevo neanche Twitch. Poi pian piano ho avuto sempre più roba da utilizzare, il PC, l'Elgato e così via. E facevo solo su YouTube la trama di Kingdom Hearts, mentre su Twitch facevo le subquest. Ora per me YouTube le live non le faccio più, cioè non faccio più live su YouTube, le faccio tutte su Twitch. Quindi non ho più questa divisione che avevo prima, e anzi, se potessi le toglierei le live da YouTube. Però se le tolgo perdo i commenti e le visual, e mi darebbe fastidio. I commenti più che le visual non mi interessa, ma i commenti mi dispiacerebbe perderli. Ok, è alternato in italiano. Questo l'hanno tradotto. Questo per far comprendere quanto sia importante questa subquest anche. E tra l'altro è un'opzione che si chiama optimization dei driver della GPU, non è optimization, l'H sta per qualcos'altro, perché si chiama HAGS, H-A-G-S, G è GPU, A acceleration. Cioè non la mettete di default se spascia tutto, poi per carità non tutti sono streamer. Però... Oh.
Ok, la signora mi sta dicendo di entrare nella setta per salvare la figlia. Sì, signora, mi ricompensa. Mi tocchi tutta, signora. Non se ne parla. Chissà di cosa è capace quell'ordine di Munan Chohept Onast. Munan cha-cha-cha. Si chiama Munan Chohept Onast. Già non me lo ricordo più. E mi ha dato un amuleto fatto a mano. Ok. Proseguiremo nella quest quando ci troveremo di fronte alla setta. Però l'amuleto fatto a mano non posso metterlo perché non è... È questo qua. Un amuleto fatto a mano, dovrebbe tenere al sicuro. E qui invece abbiamo il nostro caro amico Sagawa. L'altro è filmato, quindi dovrebbe essere tra sottotitolato. Qui si fa la storia. Con il sottofondo della musica enka. こいつにも適当に見繕ってやって。こんな50歳だ。10万する服の買い過ぎだの。100グラム1万の松坂牛だのなんだの。1000ミリ円。大根が tipo una rapa. Quando con Yakuza, con la Kage Konishin sto coltivando. È la merce di scambio più famosa e utilizzata al mondo, il denaro. Altro, siamo a Sotenbir, la città è Sotenbori, anzi il quartiere è Sotenbori, è Sotenbir. Lui cerca di essere amichevole, sa che comunque il ruolo che copre è negativo nei confronti di Majima. Il sake così fa malissimo, il sake non si riesce a bere tutto di fila, che brucia. Quando penso fosse birra, perché si chiama Sotenbir il bicchiere, vado per il giudo fosse birra. Però giusto per dire, il sake comunque brucia. Ehi, dai, non hai toccato il tuo drink sin dalla prima bevuta. Sake, appunto. Sake non è buono vicino a te. Sono passati 2 anni sin da quando ci siamo incontrati. Tutto questo tempo ancora fai così. Mi fa chiedere perché il mio Kyodai ti mantenga in vita. Shimano, nel caso specifico. Non ha proprio senso. Gli Yakuza che non seguono gli ordini dei boss vengono sempre serviti. Hanno sempre quello che si meritano. Espulsi. Se sono fortunati. Nel peggiore dei casi scompari in qualche sito nero per una dolce e lenta morte. Tu hai il buco nel sito più nero che io conosca. Dovresti essere storia. Tu eri nel buco. Ma hai passato un anno di tortura come un campione. Quindi Shimano ti ha fatto uscire. Come l'hai fatto senza distruggerti un mistero? Ma perché lui ti ha portato qui dal buco è ancora più difficile da scoprire.
Ma lasciarti andare e il perdono non è la stessa cosa. Tu sei stato bandito dalla vita senza un'esposizione normale o un disavowal, un effettivo voto di cacciarlo. E ora che Shimano ti ha portato da me, non succede a leggere il resto. Per un tizio che parla solo con i pugni, Shimano di sicuro è un po' strano, si tratta strano con te. Non riesco a capire cosa vuole fare. Chissà. Mi piacerebbe chiedergli io stesso. Forse stiamo pensando troppo. Forse che ne ha abbastanza di te. Forse non riesce ad averne abbastanza di te. Gli mai. Nessuna reazione? Proprio uno stoccafisso. C'è qualcosa che voglio chiederti, da sempre. Perché vuoi così disperatamente tornare nel Tojo Clan? Un ribellino come te, cioè in Italian Spanish, cioè, dopo che ha patito tutta sta pena per Saejima? Il Kyodai dei tuoi tempi al Tojo, giusto? Hai detto che stai facendo tutto questo per il tuo bene. Il suo bene. Il Saejima di 18 colpi, lo ricordo. Ero forte a quei tempi. Il solo Raid all'Ueno Sewa Clyde, che ha dato problemi al Tojo Clan. Difficile credere che ha ucciso 18 uomini e sia uscito fuori respirando. Il tizio è una leggenda vivente del Tojo Clan. È arrivata persino qui a Osaka la notizia. E ora è in prigione. Poco da sorprendersi dopo 18 omicidi. Ma tutto quello che deve aspettare è l'ascia della sentenza che gli arrivi. Nel frattempo tu sei qui per ritornare nel Tojo Clan, per il suo bene. Questa è la parte che non riesco a comprendere. Il mio Kyodai non è tipo da morire dietro quelle mura. Dentro quelle mura. Lui tornerà. Per uccidermi. Ucciderti? No, niente. Riesco adesso, come se fosse tutto nel passato. Non mi interessa comunque quello che accade a me. Può essere dolore, umiliazione. Io tornerò nel Tojo Clan. Quindi stai davvero passando la tua vita aspettando che un fratello che possibilmente non tornerà? Vuoi tornare a Tojo Clan così puoi dargli un posto per lui? Ma sei davvero uno stupido. Anzi, una vera storia strappalacrime da stupido. Non che sia un affare tuo. Ti dirò una cosa. Diversi clan o meno, il mio Kyodai Shimano l'ha sempre fatta giusta con me. Ma non mi vedrebbe. Non vorrebbe che gettassi la mia intera vita che per poter vivere nel bene di qualcun altro. La sua o di qualcun altro. Tu sei un uomo cresciuto. Non è tempo di imparare a tagliare quei legami e vivere per te stesso. Beh, tu sei tu. So che non sei il tipo di ascoltare quello che ho da dire e prenderlo a cuore. Quindi fatti un favore e taglia la corda. Ah, quindi ti farò un favore e taglierò corto. Vado dritto al punto. Puoi uccidere un essere umano? Un omicidio? Vuoi che sì. Perché diavolo dovrei uccidere? Hai detto tu. Faresti qualunque cosa per tornare nella Yakuza. O è cambiato? Ha detto Goku. Perché non posso fare 500 milioni e comprare la mia strada per ritorno? Ma cosa, prendendo Nozomi dall'Odyssey? Allora già lo sapevi. Che cosa divertente. Una piccola chiamata da me all'Odyssey e ho potuto comprendere l'intero Dio. Ti raccordo. Diavolo. Giusto un reminder che ho il tuo futuro nelle mie mani, amico. Prima vuoi che guadagni per te e poi vuoi che uccida? Sono entrambe parti importanti del business. Per entrambi. Chi dovrei fare fuori? Makimura Makoto. Ringa bell? Chi? Non ti ringa nessuna bella? Ha un giro di prostituzione qui a Sotenbori che è finito di recente.
prostituzione. Sì, ragazzi giovani, studenti, puttane, troie. Faceva lavorare, si muoveva i profitti. Nessuna ragazza che era nel giro non prende più, non ha più bambini, giusto per esempio. È proprio un pezzo di merda, più facile così ucciderlo, vero? Dove lo trovo sto Makimura? Trovarla è parte del lavoro. Makimura e le sue ragazze che sono nei club del telefono per tenere i legami. Quelli nel fondo della catena. Sono la tua migliore traccia. Quindi devo andare al telephone club e provare a seguire questa traccia fino a Makimura. Hai 2 giorni. Risolvilo tutto per adesso. Più tempo ci vuole, più l'obiettivo sarà sulla tua schiena. Siamo chiari? Siamo chiari. Siamo chiari. Lascia i dettagli a te. Una volta che il lavoro è finito, chiama questo numero. Un ultimo controllo. Con l'omicidio, chi o quanti, non importa. Se ne uccidi uno, ne uccidi 18, un santo, un pezzo di merda. L'omicidio è l'omicidio. Quando termini una vita, quella è la fine di qualunque speranza di una normalità per te. Che sia che tu sia nelle strade o sei nel tuo letto, non potrai mai fuggire da quel ricordo. Un piccolo consiglio per qualcuno che nella Yakuza da più tempo di te: se puoi farcela senza uccidere, fallo. Sei davvero capace di uccidere un totale straniero per il tuo tornaconto personale? Basta. Non che c'è un futuro per un Yakuza che non riesce a tirare il grilletto. Farò il mio lavoro. Tirare il grilletto in italiano. Grazie per il cibo, capo. Ecco qui la tua parte. Continua a bere se vuoi. Oh, le polpette sono buonissime qua. Lascia a te, ciao. Tirare il grilletto. Sì. Forse tendere. Per come gli ha posto il nome, lui pensa che Makimura sia il nome. Questo tutti lo abbiamo pensato, ora magari dipende da come ci si approcciamo al gioco, però per come sappiamo noi il personaggio che dobbiamo uccidere, che è un giro di prostituzione, troie, si chiama Makimura Makoto. Se lo uccidiamo torneremo alla nostra vita vera, però da domani, perché oggi sono. Ecco qua, nel frattempo qua possiamo entrare nella setta del Onan Chopped, non mi ricordo più il resto com'era. E Munan. Munan Chopped Onast. Sì, sì. Ok, ora possiamo entrare nella setta. Posso avere il tuo nome? Giusto, sia mai dare un nome falso, troppo difficile. Honest, cioè invece di dire thank you for, dice honest. Infatti, aspetta. Mi hai detto quella supercazzola sapendo come se pensassi che io capissi quello che dicessi. Non sono una traduzione migliore di Psycho Bubble, per me è supercazzola la traduzione. Ah, honest è una parola che usiamo per esprimere i sentimenti di creature. Praticamente è il puffo. È il verbo puffare per i puffi. Ma già abbiamo una parola per quello. Comunque, honest a te. Come dicevo, dobbiamo osservare una porzione delle tue attività di oggi. Devi osservarle con purpose, con scopo. Devi assorbire la nostra dottrina. Quindi non è un quiz pop. Ok. Oh no, c'è un discepolo terrificato. Che succede? Lui è un debuzzer. Oh, non ancora. Devi fare più attenzione. Abbiamo una nuova recluta con noi oggi. Farò un chestering. Non un chestering.
Sono spaventatissimo. Occupare Majima, Chastening. Da questa parte. Potrebbe essere qualunque cosa, potrebbero ucciderlo, potrebbero eunucizzarlo. Che pensa abbia un termine in italiano che non è eunucizzarlo, è eunucizzarlo. Ok. Mi immagino Nagoshi, o chi per lui, che arriva e chiama 12 giapponesi. Volete figurare nel nuovo Yakuza come voice actor? Sì. Dovete dire in coro Shore Pippi. In Ishin dicono invece Eijanaika. C'è proprio un balletto dove dicono Eijanaika tutto il tempo. Però questo è stato il clou, perché quando hanno uscito sta cosa di Shore Pippi, Ishin è uscito prima dello Zero. Però questa cosa dello Shore Pippi è rimasta impressa, soprattutto quando Yakuza Zero è arrivato in Occidente. Questa è una stanza da preghiera. Poi facciamo pratica con lo Shore Pippi. Con cosa? Shura Pippi? Cioè, Shura a Pippi, cioè sicuro che sbirci. Come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ma lo è. Shore Pippi è l'allenamento. Shore Pippi è l'allenamento. Questi sono gli ultimi. Noi tra di noi ci chiamiamo amici. Migliori dovrebbe essere qui a Shore Pippare da qualche parte. Attraverso la concentrazione si accumulano i culipa. Avete un dizionario per tutto questo? Cos'è un culipa? Per dirle in termini umani, è una misura di virtù. Se accumulate culipa, il divino Munan Choept apparirà su di noi. Dice, sure Pippi, cioè su quello non abbiamo dubbi. Si sta invecchiando così in fretta. Yori, fai un proper sure Pippi. Donna chiamata Yori. E la nostra Yori, chissà. Feel free to observe. A parte che non farei mai entrare un tizio con un occhio solo che sembra un Yakuza in una setta. Ok, vediamo se... Cioè, è proprio il concetto di animare, pensare di animare sta parte, che c'è un microfono... Una cassa senza... Una zona riciclata della Yakuza 5, questo. Ah, io direi che il tizio là è da tirare fuori. Cioè, non è bravo. Non è Shore Pippi abbastanza. Non sta accumulando abbastanza culipa. Quella lì, invece di fare Shore Pippi, fa incrocia le mani, quindi la fusione non funziona. Che fa malissimo stare così. Il tizio ha chiamato Yori. Mi sta ignorando. Si vuole concentrare sulla sua Shore Pippi. E... chiamala Yori. No, potevo fare un bellissimo scherzo stupido. No, ho perso l'occasione di fare uno scherzo stupido. Un brutto gioco di parole, più che altro. Non sei da tua madre. Quella normale, visto che per entrare in un posto del genere devi averne di problemi. Cioè, magari è una crisi spirituale, eh? Ognuno poi non deve giudicare il cuore degli altri. È anche vero che se te ne approfitti sei un po' pezzo di me. Sembra una cosa di molto simile al lavaggio del cervello, visto così. Devi disturbare gli Shore Pippi. Stanno purificando i ricordi della famiglia e delle loro i loro legami mondani per ottenere la purezza spirituale. Sì, è un lavaggio del cervello.
Chiedo la vostra attenzione. Oggi il nostro cuore è arrivato il capo supremo. Amici, il nostro leader spirituale, Munan Suzuki. Che è con una musica degna di Bob Marley. È il capo degli hippie. Cioè... Munan Cho, saluto standard dei Munan. Giro di mano, Fusion A e poi Shore Pippi. 12 persone pagate per dire una frase senza senso. È un team di animatori esperti per fare sta cosa. Pagate, cioè, dove vanno i soldi delle tasse giapponesi in queste cose? Anche tu, fratello Majima. Cos'è questo Moon Nacho? Cioè, il Nacho della Luna. È un saluto. Mentre il nostro dio è Hepton, che è lo stesso del nome del culto. Munan, saluto, Hepton, addio. Ok, dillo con la posa, vai. Dobbiamo fare le cose ridicole, facciamole al meglio. Altro, Yakuza si presta sempre a ridicolizzare i main character durante le subquest. Due punti spirito, ok. Posso comprare, non lo so. Monanchoept, il... Oh no, che ho premuto. Non vedo che fosse possibile, fisicamente possibile, questo inganno. Quanta titeranza avete contribuito esaltando Choept. 5 rincio. 8 rincio. Siete un po' rinciogliono... Cioè, secondo me, siete un po' rinciogliono, non è il... Titeranza è quello che chiamiamo un tite. E fino a qui... Oltre ad essere il mangaka di Bleach. Dove, cos'è un rincio? Un rincio è 100.000 yen. Quindi stiamo capendo dove vuole andare a parare. Danno così tanto al cu, all'order. Cioè, è tutto. Quando uno è legato dalle catene dell'oro non c'è libertà. Quindi ho donato 500.000 yen, 800.000 yen. Solo che le persone lo fanno spontaneamente. Così tanta titerans. Honest. Yori, sembri pallida. Non ti senti bene? Honest. Yori, quanta titerans hai dato per la tua enlightenment? Io ancora non ho messo abbastanza soldi. E quindi proprio ti massacrano se non, aia, se non dai i soldi. Ma è schifo. Povera di me. No, questo non possiamo dirlo. Terra di Final Fantasy 6. C'è tanti insulti. C'è pure vergogna. Pure il capo. Vergogna. Però non crocifiggetela. Vergogna. Fai schifo. Però no, non diteglielo. Capito? La titeranza è una valuta speciale dello Shoripippi. Se non hai... Se manchi di rincio, i tuoi culipa... Ma porca... Mamma mia. Cioè, perché non lo traduco in italiano? Vogliono tradurre questa quest. Titeranza la donazione, Shoripippi la meditazione, i culipas che erano. Sono felice di osservare che sei stata benedetta con la fisicalità divina e la bellezza trascendentale. E se non puoi darmi i soldi, dammi il corpo, praticamente. Dammi uno speciale Shoripippi con me e possiamo sistemare le cose. La più sacra forma di Shoripippi, che dà un enorme culipa. Lo faremo insieme, così puliremo il tuo corpo dalle impurità. Hepton, quando avete continuato a sciore pippi, voi fate sciore pippi, io mi sciore pippi con Yori. S-
non so, non conosco i dettagli, ma è tra le più alte forme sacre di Shorepippi. Il discepolo diventa uno, corpo e anima con il nostro guru. Diventa uno? Sì, uno speciale. Ovviamente questo sono alle donne, e solo a quelle scelte, se non fossi un uomo. Non so come, perché sono ipnotizzate nella luce del cervello. Devo estendere la mia partnership. Ok, ora è il test, non mi ricordo già niente. Ok. Se il test lo faccio bene, posso andare dal guru. Posso avere anch'io il mio massimo Shorepippi. Prima domanda. Come esprimiamo la nostra gratitudine? Molte grazie. Che andrebbe anche bene, non so se è tradotto Munancio. Comunque, perché Onast quando arriviamo la gratitudine è Munancio. Come incorretto? Mizia, l'ho detto pure con convinzione. Ah, è Onast, fangu. Con che cattiveria mi ha detto di no. Come chiamo il training che. Vabbè, il Shore. Pippi, Puppo, Poppo. Moru te grazie. Ma secondo me poi lo vedo questa quest in giapponese. Sono il re dello Shorepippi. Terza domanda. Munancho è il nostro greeting. Dimostralo. E per fortuna stiamo vedendo quelli là sotto che lo fanno. Possiamo fare anche delle cose sbagliate, però. Se no, dobbiamo rifare tutto. Forse dovrò rifarlo comunque perché ho sbagliato la prima. Suzuki. E altri sono altri dipendenti di Square o di Siga dell'epoca. Suzuki è il presidente. Sato è uno dei capi. Era uno dei capi di Rokugoku Team. E Tanaka. Tanaka. Bravo. Anche dai, ne ho sbagliata una perché avete due parole per lo stesso significato. Allora, se fate delle cose con sorella Iori ed è consenziente, io direi che Majima può entrarvi all'interno senza problemi. Ma poi scusa, ma questo sta copulando con la sua. Ma per favore, scusaci, cioè, un minotauro stai bloccando. Ma ancora questo è in mezzo a una sciata. Oh, ha finito. Potenziale solo dei soldi, perché lo vedono vestito bene. Beh, meno male che ha fatto tutta l'animazione, se no non dormivo stanotte. Ho ricevuto dell'acciaio. No, no, benissimo, no. Preparata per lo Shorepippi? Ha voglia, mi sono pulita. Vabbè, basta. Siamo fermo. Questo qui. Guarda delle cose. Allora, Shorepippi con me. Sono io il Munanchohept. Facciamo Shorepippi con me. Ti prego, Shorepippamelo. Che ne dici se Shorepippi con me invece? A beg your pardon? Shorepippi con te aiuterebbe, aggiungerebbe le mie culipa? Potrebbe non fare niente per i tuoi culipa, ma. Allora non c'è bisogno. Fratello Majima, qual è il significato di questo outburst? Esci dalla mia camera subito! Io sono il Munanchohept. Mortale, ascoltami, Yori. Fuggi. Fuggi subito verso casa. Come osi? Non nominare mai il nome del Munanchohept invano. Questa è blasfemia. Per favore, perdonami. Magi, ma sarei condannato per sempre alla dannazione eterna. Forse invocare il nome santo non è stata una bella idea. Ah, basta, vediamo che tua mamma starà male, ce ne usciamo.
Dato la musica diventa più seria perché è la risposta giusta. Chi è mamma? È quella che ti dava il latte. Probabilmente te lo spaccava in testa, visto che prendeva la busta del latte e te la spaccava in faccia, visto che non ti ricordi chi è. È un peccato oltre i peccati. Cos'è mamma? Penso che una terapia d'urto io le darei uno scavo, cioè non per violenza, cioè non, cioè per farle ricordare il passato. Oh, l'amuleto della mamma. Perché dovrei voler diventare uno con questo hippie strano, brutto? Ok, Suzuki si è arrabbiato. Ok, si è arrabbiato proprio, aveva proprio una forte voglia. Per carità, buona parte degli esseri umani ha una forte voglia, però diciamo che aspettiamo la consenzienza. Oh, questo è lo stile della gru. Tutt'altro è pieno di soldi. È come gli Shakedown. No, non è come gli Shakedown. Ahia. A lei Wulang, oh. Vabbè, senti. Lo vedo più scarso. Potresti non cadere ogni secondo, Majima. Quello sta dormendo. È potentissimo. Dopo qualche cura ce l'ho fortunatamente. Basta, mi sono seccato. Mi sono seccato e sono a terra. Mi sta colpendo con tutte le sue tre gambe. Ma dove ha sbattuto la mazza? Sulla terza gamba. Cioè si difende da tutta la combo. È una combo presa da Tekken, sto qua. Quella combo la fa Junkasama. Oh, finalmente. Anche perché picchiarlo con... Che fastidio! Porca miseria. No, devo fare molto di più. Ah, fan. No, non voglio curarmi di nuovo. No, devo curarmi di nuovo. Si è rotto il sofà, la vita. A parte che comunque gli ho distrutto lo studio. Ma basta. È proprio doppiato da quello di Lei Wulang.
voglio usare una terza cura. Cioè, come dovrei proseguire nel gioco se non sta a sconfiggere lui? Tanto è morto, non penso ci sia una risoluzione diversa. Ciao Joz, quante ossa rotta c'ho? A 12. Abbiamo sentito dei terribili rumori, dovete chiamare un'ambulanza, ma non serve. Vai, rituale del guarigione. No, un'ambulanza. Così non sistemate niente. Cioè, il fatto che ce n'è uno fuori singolo mi dà un fastidio boia, però qualcuno mi aiuti. Io ero così? Devo tornare a casa. No, io voglio vedere questo qui con le ossa rotte che soffre. Sì. Cioè, c'è lui che ha 120 anni praticamente. Però si rincontrano anche dopo. E finito con quella pazza religione pazza. Volevo riportare papà indietro. Ok. La giusta conclusione alla cosa del genere. Facciamo quelli continuare ad agitare le mani per sempre cercando di guarire il loro capo. Avevo detto che avrei cercato di fare più trama possibile, però lo sciore pippi si deve fare. E in più abbiamo ottenuto anche l'amuleto del viaggiatore. Ho toccato le tette, cioè non... Ma è mamma. No, mamma è lì, è alla tua sinistra. Grazie, ci salvate. Ok, abbiamo guadagnato anche una bella palpata delle tette e mi sto cagando adesso. Ok, allora prima di tutto vediamo questo amuleto cosa fa. Gear non l'avrei tradotto ognuno. Questo amuleto dà extra safety to agents you sent on equipment chairs. Vabbè, senti. Ok, vediamo se riesco a mangiare invece di usare una cura. Sono le punti in cui non c'è nessun locale per mangiare. Vai, corri Majima, corri. Oh no, di nuovo Resident Evil. Sterza. Mi sono venuto a Chinatown. Tra l'altro lì c'è un'altra su questa, non è quella di prima. Porca miseria, non era il diner era arancione. Ce la faremo. Corri Majima. Ah, arrivatevi, sciamoni. Ok, abbiamo fatto. Sì, voglio mangiare al ristorante, anche perché non ho molta scelta. Ah, basta solo la zuppa del giorno. Zuppa del me. E tanto mi ha sbloccato anche una quest. Mi scuserete se la porto avanti, perché in realtà non è la subquest in sé, ma mi sblocca l'amicizia con lui. La subquest inizia e finisce, però si sblocca l'amicizia con lui. Ok, vedere se c'è. Se ho. No. Ah no, no, vero, qua con livelli con i soldi. Allora, aumentiamo un po' di rissoso. Più che altro voglio aumentare gli HP. No, basta fino a qua.
Questo è da 2 milioni. In realtà quello da 2 milioni potrei farlo. Però per adesso aumento questi. Altro job. Abbiamo sempre questo. Per la salute. Una mossa diversa. E la forza d'impeto. Giusto per sicurezza aumentiamo anche la salute di un altro punto. Adesso la teniamo così, poi vedremo. Let's go. Let's go, se salgo le scale. Opla. Dormire fino a mattino, yes. Ciao Nicola, buonanotte. Sto per finire Makoto Makimura. Passo 1, trovare il tizio. Sakawa ha detto di provare il telephone club per le ragazze nel giro di Makimura. Penso che dovrò fare qualche chiamata. Prima dobbiamo uscire però. Che se no abbiamo dei problemi proprio ricettivi. Ok. L'obiettivo di oggi è almeno vorrei finire il capitolo 4. Se riesco a finire il capitolo 4 prima di iniziare il 5 sarebbe perfetto, così considerando che un'altra volta per 2 settimane, forse anche di più, non ci sarà Yakuza. Poi almeno abbiamo un punto fermo per adesso. Fazzoletti ottenuti, perfetto, ora posso segare. Ora posso Sakawa. Benvenuto. How much time would you like today? Dammi 2 ore. Ok, per favore vai nella stanza numero 5. Ha detto che Makoto Makimura usa le ragazze del college. Spero di essere fortunato a trovarne una. Hello? Oh, ciao. Ehi. Questi erano gli appuntamenti al buio dell'epoca, col telefono. Ma neanche, perché loro sono ragazze pagate. È il cabaret dell'epoca. La tua voce è molto carina. Cosa fai? Ora? Così, giro. Sono geloso. Hai il giorno libero? Il bambino finalmente si è addormentato. Adesso che ho le mani libere, ho potuto chiamare. Casalinga con un bambino? No, non può essere lei. Suppongo che era troppo facile. Sarei stato troppo fortunato ad averla vinta al primo tentativo. Ci vorrà un po'. 187 ragazze dopo. 90 minuti dopo. Con la possibilità di fare. Tanto ci sono anche i fazzoletti per segarsi. Mosi mosi. Quanto? Mosi mosi. Domo, konnichiwa. Ehi, ciao. Mi chiamo Goro. Tu? Uchi? Io? Akko. Akko. Akko-chanka. Non io. Sembri giù. Divertiamoci. Cosa? Sono super stanca. Ero in classe per la prima volta da tanto tempo, ma volevo andarmene. Classe. Abbiamo una studentessa del college? Aspetta, sei una ragazza del college allora? Sì. Ci fa qualcosa? No, 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 anzi. Non so se ancora. Se, non so ancora se è connessa a Makimura. Devo scavare un po'. Ecco. Chiami al telephone club spesso? Beh, suppongo. Odio essere annoiata, quindi trovo ragazze con cui uscire e divertirmi. Quindi vuoi incontrarti di persona? A volte. Ti incontri di persona. Come decidi chi incontrare? Suppongo quando ho fame. Sei fan dei pasti gratis, eh? Quindi qualunque cosa funziona basta che ti paghino?
Non ho mai detto che funziona con tutti. Ah, ho ricordato. Loro, giusto? Non hai tatuaggi, vero? Tatuaggi? Mi sono interessata a loro ultimamente. E se ti dicessi che ce l'ho, cosa faresti? Davvero? Se davvero ne è uno, vuoi dirmi dov'è? Cos'è? Perché dovresti essere curioso di una cosa del genere? Studio per essere un artista, ma nessuno mi mostra i tatuaggi in pubblico, sai? Quindi quando qualcuno con l'inchiostro davanti a me, a volte voglio incontrare di persona per vederlo. Un tatuaggio, è un'annia. Ho un'annia sulla mia schiena, una demone donna. Annia? Se è interessata ai tatuaggi, lei non è una studentessa normale, può avere delle connessioni criminali. Sto per finire il tempo, meglio che faccia la mia mossa. Akko, ora è il mio turno che ha detto qualcosa. Cosa? Conosci Makoto Kakimura? Scusa, devo andare. Centro. Aspetta, chotto matte kudasai. Sono uno scrittore freelance. Sono interessato nel fare un articolo su Makimura. Quindi pensavo che sarebbe stato meraviglioso parlare con qualcuno che lo conosce. Akko, conosci qualcosa di Makimura? Così, parlargli per incontrarlo, parlargli un po'. Oh, ti pagherò la prossima volta per il tuo tempo. Giuro di non farti darti problemi a te o Makimura. Che ne dici? Prometti? Cross my heart. Ok, incontriamoci all'Iwao Bridge. Iwao Bridge, capito. Cosa indossi, Goro? Occhiali da sole e una giacca bianca, capelli lunghi, con uno chignon. Ci vediamo all'Iwao Bridge. Aspetta. Ok, a dopo. Sì! Ho una ragazza connessa a Makimura. Ora devo sperare che lei si mostri davvero. Tempo di andare a scoprirlo, suppongo. Ok, Iwao Bridge. Abbiamo trovato, dopo interminabili ricerche, una persona che sembra essere connessa al nostro tizio misterioso. Ehi, amico, aiuto. Tu sei il manager del Grand, vero? Majima. Sì, sì, sono io. Ti divertivi all'Odissea la volta scorsa, vero? Ti ho visto lì. Circondato da belle ragazze tutto il giorno. E ancora vai in un cabaret nel tuo tempo libero? Guarda, erano affari. Sì, sì, non devi nasconderti. E ora vai in un telephone club, all'inizio la prima cosa fare al mattino. Sei davvero un tizio duro, eh? If you know what I mean. Erezione che cammina nel nome del personaggio. Suppongo che ho questa impressione. Ma aspetta, qual è la tua storia? Perché? Perché sei dovunque, ho contatti col business, con tutti i negozi? The fact you've been everywhere I have means you got business. Cioè, anche tu ci sei in questi posti. Sì, tre volte al giorno non è abbastanza per me. Quindi vado di posto in posto. Aspetta, dal massaggio parloro al porno a dove sei, a chissà dove? Tre volte al giorno non è abbastanza? Quanto sperma c'hai? Quante volte ti sei? Ah sì, me lo chiedono in tanti. La mia libido ha una reputazione da tenere. Ma suppongo che noi siamo nella stessa barca. Col diavolo. Mi hai fermato per un motivo? Ah, giusto il sentimento che siamo piccioni di piuma, siamo uccelli della stessa piuma. Potremmo scambiarci suggerimenti. Siamo sulla stessa barca, sarebbe in italiano. Spero che tu intenda informazioni. Sì, certo. Riguarda le ragazze più carine in città. Chi è brava nel negozio, in quale negozio, ste cose. Passo, grazie. Non sono così affamato, cioè non sono così disperato. Che vergogna, comunque ci sono delle belle ragazze ultimamente, eh? Se qualcuno dovesse mettere su dei video, li guarderò sicuramente. Di che video parli? Sei stato al private video Buff Spot, giusto?
Parlo di quei soft core che fanno lì. Ah. Ogni volta che passo. Effettivamente passa. Una volta che controllo una ragazza carina nella strada, faccio una nota per controllare se ha fatto un video. Ma fai, se fai schifo, sei una merda. Sei un pervertito certificato. Lo so. Spenseresti lo stesso se avessi certe bellezze. Ti farò sapere se ne trovo qualcuno dei miei preferiti. Do un'occhiata. Se te la senti. Sono sempre qua in giro comunque. Cioè, se trovi delle raccomandazioni. Ok. Mister Libido. Chiamato Erezione che cammina. Suppongo che devo incontrare acqua. Ok. Diciamo che dopo aver parlato con sto qua non ho più voglia neanche di respirare, ma ognuno. Uff. Ah, c'è un tizio morto. Ok. Chissà se Acco si presenta. Ciaccamora. Pizzani. Ah, con il suo occhio di falco. Dovrei incontrare qui Acco. Devo aspettare e sperare che mi trovi. Acco 15. Anta ga Goro-san? Goro? No. Anta ga Acco. Acco. Grazie per essere venuta. Lo apprezzo. Merda. Alla guardia alzata. Se sbaglio qualcosa, sono fregato. Devo farla calmare. Non dirmelo. Hai scoperto che sono una celebrità, vero? Diamine. Non potevo nascondermi della bellezza come te. È una maledizione essere carina a volte, vero? Ma non parlo. Autograferò tutto quello che vuoi. Che sia il nostro piccolo segreto, ok? Stai pensando troppo? Non c'è modo che tu possa essere the guy. Che guy? No, niente. Sono felice che tu mi sembri like the next sort. Io sono Acco. Ok. Questa, cioè, la prima cosa ora è a posto. Non per affrettare le cose, ma vorresti parlare di fronte alla tazza di tè? Io sono affamata. Un pranzo, sì, allora, come ti senti? Voglio del sushi. Figurarsi che una ragazza del college avesse dei gusti definiti. Questi giorni sei un perdente se non hai meno 50.000 in tasca per un appuntamento. Goro, sono sicuro che tu sai come passare per una donna, vero? Ovvio, parati. Perché sto per mostrarti un banchetto che i bambini del college se lo sognano. Diamine. Probabilmente non dovrei prendere queste informazioni per gratis, ma vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. Pensavo che non l'avrei avuta gratuitamente. Pagherò quello che serve. Ok, pronti per andare al sushi bar? E allora andiamo. Ok, dall'altra parte. E come funziona in ogni Yakuza, noi corriamo come il vento e lei ci dirà sempre: aspetta, 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 ma me ne frega niente. Sì, sì, guarda, guarda come sto aspettando. Con cosa volete iniziare? Dammi 10G della cosa più celebrata che hai. Oh, e qualche sashimi della migliore cattura. E assicura che ci siano degli uni e degli ikura. Goro, non bevi? Beh, sono al lavoro tecnicamente. Per adesso passo. Sono più interessato alla nostra storia. Dovrebbe essere you see home from here. Ti piace questo posto? Deve essere stressante per te a casa. Ti piace questo posto? Sì, molto. Io vengo una volta al giorno. Ragazzi, uscite, cioè, così tanto? Quota? Ma di che stai parlando? La migliore parte di quello che faccio è che posso lavorare dovunque voglio. No, aspetta, è un lavoro, giusto? Quindi qualcuno ti chiede di farlo. Io pensavo che il tizio che guidava tutto era Makimura.
Da come ho sentito, lui prende le ragazze del college e le fa fare, le fa usare telephone club, le fa guadagnare. Makoto non è così. Una cosa, quando la maggior parte di noi ragazzi incontriamo i ragazzi, è per i pranzi, niente di più. E poi Makoto non mi ha mai chiesto soldi una volta. Cosa? Aspetta. Quindi non vendi la tua mercanzia? Ovvio che non la vendi. Goro, non mi stai dicendo che quella intervista era una bugia e volevi solo un po' di Bing Bang, giusto? Perché se è così mi spiace. Non importa quanto sushi tu mi compri, non c'è modo che finisca così. No, no, aspetta. Questa è l'ultima cosa che ho pensato. Dicevo così perché avevo sentito dei rumor. Corretto. Beh, hai fatto la scelta giusta allora. Tutto quello che accade a me e ti farai male. Se mi succede qualcosa ti farei molto male. Che intendi esattamente? Ecco il Koada. Beh, io mi tuffo. Itadakimasu. Ah, con l'accento copyright. Ok. Parlerà di più quando si sarà immersa nelle finezze di Sotenbori. Il tuo conto, signore. 20k, pensavo di più, dai. Cioè, sono qua 180 euro. €6 milioni. Ah, con l'accento. Cioè, la traduzione mi sa che ha fatto sballare anche alcuni dialoghi fuori. Ok. Viene soddisfatta? Mi piacerebbe tornare a parlare di quando... Oh, voglio andare lì. Dove adesso? Game Center. Game Center? Intendi un arcade? Se ti troveresti bene in quella folla? Mi chiede, non sono più così in quei giorni oggi. Ora hanno anche degli animali carini. Il Crave. Il Game Center hanno animali carini. Come funziona? Lo vedrai quando arriveremo. Vai. Ok, ok. Game Center. E di nuovo, noi corriamo come gli assessi. Aspetta, dopo. Purtroppo Yakuza Zero ha questo piccolissimo problema di pacing con Majima. Mi dacci un taglio, Cristo. Con Majima c'è questo continuo uscire con la gente. Più avanti si uscirà di nuovo con la gente. Ok, animaletti. Tra cui c'è il coso di Taiko no Tatsujin. Devi usare quel tasto per muovere la gru e prendere i pupazzi dentro. Ed è 100 yen. Che è così stupido? Comunque è difficile di proposito. Perché non comprare il pupazzo nel negozio di giocattoli? Ma di che stai parlando? Lo vinci qui perché non lo vendono da nessuna parte. Perché puoi risolvere tutti i problemi del mondo lanciando soldi? Comunque pagherò io. Tu controllalo. Faccio schifo a roba del genere. Come? Volevi sentire di Makoto, vero? Ok. Preparate perché lo farò. Ok, ora ne posso prendere una casa per tu. C'è la canzone di Final Fantasy 9 in sottofondo. E la missione dei pulcini, di prendere i pulcini è un problema che cammina. Ok. Secondo intacco. Ho ancora due tentativi però. Preso. È quello che volevi, giusto? Meraviglioso, però, grazie. Ah, ci. Ma, zatto con la mia.
Ma facile, quindi Makimura. Vuoi parlare in un posto così? È un posto dove possiamo realmente rilassarci. Beh, corretto, andiamo. È il potere dei 60 frame al secondo. Riuscirò a 61 per un secondo. Allora, disco? Disco? Disco na. Non capisco come uno possa mangiare così tanto cibo e poi fare... Ha fatto una chiamata e ci hanno dato la VIP room. Ho voluto sempre stare lì. VIP room. Quando l'hai fatto? Tu davvero hai il regno libero sul... Ehi, non lamentarti. Portami lì e ti dirò tutto quello che so su Makoto. Mi chiedo... Beh, va bene. Non posso rinunciare a questa offerta, andiamo. Disco. Shokufuchu. Sono sicuro che ci siano dress code lì, ma spero di essere nella... nel modo, nel mood. E ora noi ci salutiamo perché io volerò... Il ponte mi sembra chiuso. Il ponte è chiuso, o meglio c'è un evento. Non te lo dirò ancora, amico. Questo è il nostro territorio e lo è sempre stato. E ora via dalla mia yard, son. Sei ubriaco? Ho d'occhio questo ponte per un da un bel po' ormai. Non importa chi danza qui. Chi stava danzando prima. Non significa che possiede il luogo. Se devono combattere, perché si prendono l'intero ponte? Devo andare alla discoteca io. Sotaro che arriva dal nulla. Anche se lui è Komeki. Ah, Mashima. Dove arriva? Komeki? Aspetta. Stai ancora cercando un luogo in cui puoi andare? No, no, sono nella mia costituzione. Beh, parlo città, giro, ca... Sei preoccupato? Beh, sì. Devo attraversare il ponte. Ma questi punk lo stanno bloccando. Stanno facendo un buon lavoro nel bloccarlo. Se si vogliono spaccare la faccia, per me va bene. Ma che si muovano. Fisticuffs, eh? Conosco il rituale di questo tipo. Dubito che sarà una cosa violenta. Rituale? Cosa? Li conosci? A giudicare dal loro vestito, sono praticanti di un nuovo stile di danza di cui i tizi sono affascinati oggi. Il loro modo di settare, di sistemare le dispute ballando. Danzare per capire chi domina. Sono degli uccelli arrapati. Come diavolo combatti con la danza? Guarda, tanto gli uccelli arrapati sono quelli di Text U, quindi hanno fatto una reference al contrario. Guarda, stanno iniziando. Guarda attentamente la loro performance. E Luca Laurenti è bravissimo. Porca troia. Era inaspettato quel sottotitolo. E qui prendiamo il terzo e, tra virgolette, ultimo stile di Mashima. Il breaker, o in italiano, il rompitore ora. Holy, era ballo? Non ho mai visto mosse così rifinite. Potrei prenderle anche io. Sembra che abbia vinto io. Questo ponte era e per sempre rimarrà proprietà della crew Areshi. Bene, tienitelo per adesso. Ma non è finita qua. Mi riparerò e tornerò. Sembra che il tizio, il Red, abbia vinto. Bella vista, bello spettacolo, vero? Un modo strano di ristabilire l'ordine. Beh, non male, come performance di strada. Plankoi? Che intendi? Ma da lì ballare ti ha fatto brillare qualcosa dentro te, vero? Quello sguardo nei tuoi occhi era affamato. Vorace, direi. E tu hai degli occhi come una dannata aquila, sì, è vero. Non so se ancora posso veramente applicarla. Beh, una notizia meravigliosa. Un'altra cosa da guardare nel nostro combattimento. Scusa, ma io sono in mezzo di qualcosa qui. I get to run to go with this. Ma ci vorrà un po'.
Ti prometto che lo faremo, ma ci vorrà un po'. Ah, sei uno di questi appuntamenti con una giovane ragazza. Allora, sei un uomo formidabile in molti aspetti, sempre. Cosa? No, no, non è come credi. Ah, ti sto prendendo in giro, amico mio. Ma ho trovato il nostro posto, Ashidawa Park. Il parco. Ok. Passerò quando ho del tempo. E io ti aspetterò. Mi allenerò per occuparmi fino ad allora. Addio. La folla se n'è andata. Muoviamoci verso la discoteca prima che arrivi qualcun altro. Sì, sì, guarda, sto arrivando. Quando prima di entrare al Maharaja utilizzeremo il nuovo stile per prendere altri HP. Ok. Ok. L'entrata VIP è 30.000 yen. Grazie. Godi il tuo tempo al Maharaja. Tutti che ballano fuori il ritmo della canzone. Mi sento come una celebrità qui. Sì. Ma è un po' morta come cosa, siamo solo noi due. Qual è lo scopo di avere una stanza così senza avere un bel party, dei popcorn, disperdersi, scopo? Come se avessi così tanti amici, non ne hai? Se mi sorprendi. Con così tante ragazze hanno la volontà di stare con una bimba che è scappata da casa. Sono poche ragazze che ho incontrato attraverso questo lavoro. Ma non è che sono amiche con cui divertirsi e fare una festa. Sono nel prendere tanti ragazzi. E per questo sono così tanti ragazzi, li porto negli hotel. Però è un posto dove dormire. Ma è rischioso, sento storie. Ed è per questo che Makimura guarda le ragazze con posto, che non hanno posto dove andare. Per mantenere al sicuro nella strada della notte. Beh. Alcuni di quei tizi fanno queste chiamate. Potrebbero essere una cosa brutta. Se una Sphinx goes off with a phone call, basta chiamare Makimoto e ci si pensa lui. Ho detto qualcosa del genere prima. Questo Makimura è davvero bravo a combattere? Oh, è forte. Forte non è una parola, è alto come un albero, ha dei muscoli come un orso. La maggior parte dei ragazzi lo guardano e non riescono neanche a scusarsi. Sembra un bel tipo. Io vado a ballare. Cosa? Ti sei già stanca della VIP room? Non è che sono venuto nella discoteca per non ballare. Non pensi? Specialmente se non bevo. Sei ancora una bimba da questo punto di vista. E ora? Vai, disco pub. Ehi, lasciami stare. Finalmente ti ho trovata. Ti ho seguito in tutti i luoghi sperando di incontrarti ancora. Cosa? Che vuoi da me? Ah, basta recitare, zuccherino. Scommetto che lo volevi dalla volta scorsa. Hai portato per tutta la città facendomi pagare il conto. E quando siamo arrivati all'hotel hai chiamato il tuo amico per picchiarmi. Hai avuto quello che ti meritavi. Non pensavo che avresti messo una pillola nel mio drink. Pensi che faccia mettere telluri le mani su di me? Beh, non c'è il tuo amico muscoloso oggi. Puoi chiamarlo se vuoi. Io ho portato i miei amici questa volta. Sono due, sembrano scarsissimi, tra l'altro. Sei davvero pezzo di me. Dai, divertiamoci. Aspetta. Ho stoppato pure la musica per lui. E stava per inciampare. Che diavolo sei tu? Un altro di queste bodyguard è stato puttana. Sei pazzo? Io non neanche la conosco. Sto dicendo che sei in strada. Excuse me?
E discoteche sono fatte per danzare, amico. Puoi prendere le ragazze che vuoi, provare le mosse se ne vuoi. Ti mostrerò come si fa. Dammi un po' di spazio. Manca un clown al circo? Bene, se vuoi danzare così tanto, puoi danzare con i miei ragazzi e me. Spero che ti piaccia la break dancing, perché di sicuro ti romperai. Perfetto. Spero di avere una chance di provare questa merda della break dancing che ho visto sul ponte. Parliamone fuori. No, volevamo parlarne dentro, così ci picchiavamo nella break dancing. Va bene, prova effettiva del terzo stile. Ti seppellirò. Ok. Opla. Freeza pose. Trigger. Ok. Realizza una posa bloccante. Oh, è di Gordo. Non è capoeira, però è una cosa che gli assomiglia molto. Alla fine la capoeira è un'unione tra la danza e un'arte marziale. Il problema di questo stile è che è agilissimo, ma fa poco danno. Meraviglioso, è stato dolce. Un altro giorno. The best keep the whole milking guys for please. Cioè, devi tenere l'incontro sti ragazzi. C'ero io, ma Makimura non potrà sempre tenerti al sicuro. Questo è quello che pensi tu, ma in realtà Makoto è davvero vicino. Una chiamata e sarebbe venuto al volo. Veramente? Makoto è un chiropratico la maggior parte del tempo. Ha un posto a Shobukufuchi Sud chiamato Ogushi Kaikan. Davvero? Quindi potrei incontrarlo se vado lì? Probabilmente. Makoto Makimura. Finalmente ti ho trovato. C'è il pinguino di... del coso, del Don Quixote. Mi ha davvero salvato la vita. Mi ha aiutato molto oggi. Intervisterò il big man in person. Ah, non dirgli che te l'ho detto io però, ok? Sei così carino che ho fatto un'eccezione speciale. Ma i dettagli su Makoto dovrebbero essere super top secret. Non preoccuparti. Devi fidarti davvero di questo Makimura, vero? Beh, sì. Se non fosse per lui, non lo so cosa mi sarebbe accaduto adesso. Non gli stai dando un po' troppo credito. In più, che vuol dire per quali ulteriori motivi può avere un ragazzo per aiutare una ragazza? No, non è così. Questo tempore è pieno di ragazze che possono dirti che Makoto gli ha salvato la vita. Le ragazze sono ingannate da uomini terribili. Ragazze che hanno passato qualunque tipo di inferno sull'orlo del suicidio. Per tutte noi lui è un santo praticamente. Dubito che un ragazzo sia così buono. O che io fossa essere colpita da un fulmine. Beh, suppongo che c'è una cosa. Un favore che devo chiederti. Un favore? Sì. Se trovassi mai un ragazzo con un tatuaggio di un pipistrello, dovremmo dirglielo. Un uomo con un tatuaggio da pipistrello? Cos'è che ho detto? Un tatuaggio da pipistrello? Non so i dettagli. Sembra che Makoto lo stia cercando da molto tempo. Difficilmente chiede aiuto per qualcosa. Quindi tutte noi ragazze stiamo lavorando per cercarlo. Capisco. Ecco perché mi hai chiesto di un tatuaggio. Sì. Usa le sue ragazze per trovare un uomo allora. Devo andare. Farò tardi per incontrare il prossimo ragazzo se non mi muovo. Ne è un altro dopo. Quanto puoi guadagnare oggi? Ci vediamo.
Per quanto avevo detto. Mi chiami, si sembra sento. Mi ricordo cosa ho detto, devo aver detto qualcosa di stranissimo. Un uomo con un tatuaggio da pipistrello. So dove si trova Magamura. Ma non sembra completamente come lo aveva descritto Sagawa. Come può un totale pezzo di merda aiutare? Che usava le ragazze per soldi, trasformarsi in un santo che le salva. E qual è questa cosa? Che cos'è sta cosa del tatuaggio da pipistrello? Non importa. Santo o pezzo di merda, lo ucciderò. Questo è il lavoro. Dovrebbe essere lo Gushi Kaikan a Shokufuchu Sud. Finirò tutto stanotte. Purtroppo però non lo faremo. Anche, avrei voluto staccare però, ok. Ehi, occhiali da sole. Tu sei il tizio che ballava? Sì, me lo sentivo. Che diavolo sto dicendo? La battaglia era sick, yo. Queste mosse mi hanno seriamente scombussolato. Pensavo di essere il meglio che Sotembori avesse da offrire, ma le tue skills sono the curb. Ah, era quello di cui parlavi? Ma io sto provando della roba a caso, non è niente. Di che diavolo parli, amico? Era come un fulmine che mi ha colpito di capo a collo, uno shout out dal signore. Tu dovresti entrare nella mia crew, noi abbiamo bisogno di te, yo bro, ciao. Crew? Sì, Areshi Crew. Se ti unisci a noi saremo il re di Sotembori. Areshi è il nome della crew e Areshi è il mio nome. Quindi benvenuto a bordo, cane. Ma sei pazzo? Perché dovrei sprecare il mio tempo stando con te e i tuoi amici? Trova qualcun altro. Non sto giocando, pazzo. Io e la mia crew, noi siamo davvero veri. Io faccio questo ogni giorno. Noi prenderemo queste città, il Giappone, il mondo, mi capisci? Sì, meraviglioso. E come vuoi prendere il mondo danzando sul lato della strada? Ehi, tante persone arrivano da Sotembori. Intrattenimento deve essere nel mezzo, capisci? Devi avere l'attenzione di questi gatti, chissà mai. Suppongo che non è impossibile. Comunque tanti ragazzi arrivano nel mio club così ogni notte. Mi sono scocciato a parlare in quel modo. Ok, se ci prendiamo cura di tutti i ragazzi facendo sta cosa, finiremo in TV. Ah, ecco qual è il piano. E io in tutto questo come entro? Mi ha colpito mentre guardavo la tua battaglia, amico. Avevi delle mosse fighissime, se le tieni a volume, distruggeremo qualunque tutte le altre crew a Osaka. Ho già idee per alcune mosse nuove. Lui è il maestro del breaker dance. Se stai sotto la mia ala, saremo imbattibili, amico. Non so di saperne molto sulla danza, ma sono curioso di questo stile di combattimento. Non devi darmi una risposta adesso, pensaci. Facciamo della pratica nel vicolo dietro Shokufuchu West. Decidire, ok? Ok, Shokufuchu West. Forse sarò lì. Non sperarci troppo. Mi chiamo Majima comunque. Majima. Bello. Ti aspettiamo. Ok. Dicevo. Avevo detto che volevo finire il capitolo, però è tardi. E poi ci sarebbero una sequela di filmati uno dietro l'altro e non ce la facciamo, quindi finiremo qua. Se non fosse stato per il Pippi Shore il capitolo avremmo finito probabilmente, però ho la freccia del mouse, però il Pippi Shore si doveva fare, non potevamo non farlo, era una delle quest più importanti della serie a conti fatti. Ok. Non dovrebbe esserci altro. Venerdì abbiamo Persona, normalmente. Mentre settimana prossima vi faccio sapere. Settimana prossima è una settimana particolare. Allo stato attuale abbiamo solo una live venerdì. Cioè venerdì Persona, l'altro venerdì Chrono Cross. Per adesso teniamo questa linea. Poi vi faccio sapere in corsa come andare. Nel frattempo inizio anche non oggi a montare il video del Versus. Oggi ho ricontrollato l'audio, l'ho finito. 69 minuti di audio. Col video, con le giuste pause, possiamo arrivare a 1 ora e 20. Va bene. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Finalmente una live audio senza problemi, 60. Piano piano ci stiamo risollevando.
Io vi ringrazio per essere stati presenti, come al solito, se vi è piaciuto iscrizione, mamma mia, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Ci vediamo. Bye bye. Bye. Ok, stacco.